Mia piccola orchestra, oggi musica. Andiamo a rivedere insieme quello che avevamo fatto a scuola, gli esercizi che vi avevo dato da eseguire poi a casa. Abbiamo gli esercizi ritmici, questi qui che facevamo a coppie, ve li ricordate? Ora vi faccio vedere come si possono fare anche singolarmente. Poi abbiamo la passeggiata delle tre dita, il bidello infuriato, un brano abbastanza complesso, ci vuole molto impegno e concentrazione per fare questo brano qui. E poi vi avevo suggerito di provare ad inventare una melodia. Andiamo a vedere queste quattro attività insieme. Allora, partiamo con gli esercizi ritmici, questi qua li conoscete bene, avete questo foglio anche sul vostro quaderno, li abbiamo sempre fatti a coppia, vi faccio vedere come si possono eseguire anche singolarmente. Allora, partiamo con l'esercizio 2, quando arriviamo alla fine, da capo senza fermarsi, c'è scritto, vedete? Quindi si riparte, è un esercizio ciclico, vedete? Allora, partiamo. 1, 2, 3, 4, ta, ta. Ta, 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 ta. Ora andiamo a sostituire alla voce uno strumento. Il flauto, noi abbiamo in dotazione flauto e diamonica, quindi andiamo a sostituire alla voce il flauto. Lo farò due volte, una volta con la nota Sol e una volta con la nota La. Andiamo, eh? Allora. 1, 2, 3, 4. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti. Esercizio numero 3, sempre mani e voce. Allora, 1, 2, 3, 4. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Perfetto, questa volta alla voce sostituiamo la diamonica, eh? Quindi sempre esercizio 3, facciamo la prima volta la nota Sol col primo dito e la seconda volta col secondo dito facciamo la nota La. Allora, andiamo. 1, 2, 3, 4. Perfetto, perfetto. Allora proseguiamo con l'esercizio 4. La velocità la stabilite sempre voi. Andiamo in questo modo. Allora, 1, 2, 3, 4. Ta, ta, perfetto. Andiamo a sostituire alla voce di nuovo il flauto. Questa volta possiamo fare la nota Si. 1, 2, 3, 4. Ok? E ci fermiamo. Poi io mi sono fermato, ma voi potete continuare tutte le volte che volete. Allora, esercizio numero 5, sempre con mani e voce. Allora. 1, 2, 3, 4. Ta ta ta. Ta ta. Allora questa volta questo qui ve lo faccio anche in questo modo così vi faccio seguire bene la lettura. Allora, 1, 2, 3, 4. Ta ta ta. Ta ta. Questo qui è quello un poco più complesso. Lo andiamo ad eseguire, anche questo con la diamonica, la nota è Si. Terzo dito, nota Si. 1, 2, 3, 4.
Anche questo l'ho fatto due volte, voi potete farlo 3, 4, 5, 6 volte. Questi sono gli esercizi ritmici da fare con le mani, con la voce, col flauto e con la diamonica. Esercitatevi. Allora, la seconda attività invece è questa qui, la passeggiata delle tre dita. Allora, sol, 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 la, si, la, sol. 2, 1, 2, 3, 4, sol, 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 la, si, la, sol, 1, 2, 3, 4. Ok, facciamola anche con gli strumenti. 1, 2, 3, 4. Proviamo ora a suonarla anche con il nostro flautino. Allora, l'ho suonata due volte perché c'è il segno di ripetizione, ritornello questo, vi ricordate? Allora, questo ce l'avete anche voi sul vostro quaderno di musica, va bene? Allora, 1, 2, 3, 4. Un, due, tre, quattro. Questo fatelo, ripetete, eh? Poi dopo andremo avanti con altre note e altre dita. Siamo arrivati a tre, poi quattro, cinque e vi farò vedere. Allora, passiamo ora al bidello infuriato, che è questo qui. Allora, di questo vi ho messo sul registro il brano, va bene? Poi magari ve lo ricarico anche sull'altra piattaforma, va bene? Allora, proviamo a suonarlo così, dal vivo, prima con la diamonica e poi con il flauto, va bene? Allora, anche questo spartito ce l'avete sul vostro quaderno. Allora, 1, 2, 3, 4. Perfetto, lo facciamo anche col flauto? Proviamo, proviamo a farlo anche col flauto. Intanto abbiamo un ospite, guardate, potete vedere qui il nostro ospite, anzi un uditore, eh? È lì il gattino che ci ascolta. Allora, vediamo di non farlo scappare via con il volume troppo alto. Se no il mio gattino si spaventa, fium, e se ne corre, via, bene? Si chiama Miyagi, è lì. Ho un certo pubblico, oggi ho un certo pubblico, guardate lì, Miyagi, sei pronto? Allora, uno, due, tre. Thank you.
pensato, ma mi fa troppo ridere il mio gatto che viene lì ad annusare, annusa la musica, lui annusa le note. Andiamo avanti, via. Perfetto, perfetto, queste qui erano le tre attività. Rido, penso ancora al gatto che mi ascolta. Allora, queste qui erano le prime tre attività che abbiamo fatto, eh? Esercizi ritmici, la passeggiata delle tre dita, il bidello infuriato. Qui vi metterò anche la base che poi vi mando, così è più bello suonare sulla base. L'abbiamo fatto pure a scuola, è stato bellissimo e magnifico. Andiamo alla quarta attività. Abbiamo detto inventiamo una melodia. Qualcosa. La difficoltà qual è? La difficoltà più grande è riuscire ad inventare una melodia con solo tre note: sol, la e si. Io ci provo, eh. Melodia lunga, eh? Voi potete fare un pezzettino. L'importante è che usiate solo queste tre note, sol, la, si, e credetemi, è più difficile usare poche note che tante note. Va bene? Quindi compito anche questo molto molto difficile. Per chi ha il flauto, la melodia la fa col flauto, naturalmente. Allora, ci andiamo pure a rivedere le posizioni. Il sol, la, pollice sotto, indice e medio a chiusura dei due fori, e poi il si. Eravamo arrivati qui. Prossima lezione andiamo a vedere anche la nota do. Ora, la prossima volta, se no facciamo tutto insieme e ci confondiamo. Allora, melodia con queste tre note, proviamo, eh. Per esempio, scatenatevi, ecco, fate voi melodie, inventate, create, se vi va di scriverle anche le melodie, le note sono queste: sol, la, si, queste qui sono le note, semiminima, minima, pause, così ripetete un po' tutto. Comunque io farò altre video lezioni di musica e ve le mando, voi ascoltate, provate, fate, sperimentate. Allora, inviatemi su Collabora le vostre creazioni, gli audio però, attenzione, voglio sentire proprio, voglio sentirvi suonare, quindi la vostra musica, quella che avete creato, me la mandate. Potete mandarmi anche il bidello infuriato, la passeggiata, le vostre voci e le vostre mani mentre fanno gli esercizi ritmici, insomma tutto quello che volete inviarmi, io ascolto tutto e aspetto la vostra musica. Un bacetto dal maestro Antonio. Lo tamburetto mio è denuncia, lo tamburetto mio è denuncia.
naiata ci lu sona ci lu pia, naiata ci lu sona ci lu pia.